A Firenze ho avuto il piacere di incontrare l'amico Marcello Tarantino, che è venuto, immaginate per cosa, per il Pitti Uomo. E Marcello viene qui a Firenze 2 volte l'anno. Negli ultimi 40 anni, sì, 2 volte all'anno, perché c'è il Pitti Uomo, la fiera dell'abbigliamento maschile, 2 volte all'anno, a gennaio per l'autunno-inverno e poi a giugno per la primavera-estate. E che bel piacere aver conosciuto, aver incontrato la famiglia De Mauro qui a Firenze, con grande piacere. Noi di Toronto, magari ci incontriamo a Toronto, va bene, normale, salutiamo, ci vogliamo tanto bene, però incontrarci in Italia o incontrarci a Firenze ha un significato particolare, cioè dire, ci fa sentire italiani, ma ci fa sentire anche orgogliosamente canadesi. Molto fieri, molto fiero di essere italiano qui a Firenze e molto fiero di essere canadese perché è la nostra casa, il Canada. E portare un po' dell'Italia lì in Canada è sempre un grande piacere. Da qui, da Firenze, io ho portato tante bellissime cose in Canada, principalmente molto arte. Come sai, abbiamo fatto la mostra dell'Italian Heritage Month del mese di giugno, che è il mese del retaggio culturale italiano, e per me è sempre un piacere mettere insieme questa mostra che l'abbiamo iniziata il 6 giugno al Colombo Center e abbiamo avuto una bella soddisfazione avere tanta gente che è venuta quella sera. Quindi è lodevole che Marcello Tarantino, oltre ad avere una boutique, quindi di portare l'arte dell'abbigliamento maschile a Toronto, è anche un cultore di arte. E durante il mese di giugno, il mese del retaggio culturale italiano, presenta questa mostra di artisti di alto livello, di grande spessore. Sì, infatti ci sono 5 artisti che sono stati grandi maestri qui a Firenze, nativi di Firenze, purtroppo adesso sono morti, però hanno lasciato una bella fetta di bell'arte di questo paese, di questa città. Io ho la passione di questa città, ho la passione dell'arte. E per cui è una grande soddisfazione per me mettere insieme tutta questa bell'arte e mostrarla ai nostri italo-canadesi amici e compaesani. Passiamo dall'arte alla gastronomia. L'amico Marcello Tarantino ci ha fatto scoprire uno dei più rinomati ristoranti di Firenze, il Perseus, noto per l'eccellente bistecca alla fiorentina. Il Perseus è molto noto, è un'antichissima trattoria fiorentina dove ci sono stato spesse volte e se vuoi gustare veramente una bella fiorentina, il Perseus è uno dei ristoranti che la fanno molto bene. Questo sono americano, devo mangiare le patate con la bistecca. Salve! Ciao Enzo Di Mauro, siamo qui al Perseus a Firenze. Ci siamo gustati una fiorentina che era È la fine del mondo. Scusate, mi siete gustate una fiorentina? No, è perché tu così ti sei gustato? Io è qualche altra cosa. Va bene, dai, era pure buonissima, dai. Oh, Dai. Ci dirigiamo alla farmacia Santa Maria Novella, che è una farmacia storica del 1400. Dentro è veramente come un vero museo perché ci sono ancora le forniture di allora. La farmacia Santa Maria Novella, come dici tu, non è una farmacia come conosciamo la farmacia di oggi, dei farmaci.
è una farmacia che fu fondata dai frati domenicani che curavano i pellegrini che venivano in questo convento. E allora, avendo il loro giardino, avevano la cultura delle erbe, e in questa farmacia c'è l'erboresteria dove fanno estratti delle erbe che curano quasi tutte le malattie. Rimedi naturali. Grazie a Marcello Tarantino per questo piacevole incontro a Firenze e un caro saluto ai nostri concittadini, connazionali che ci seguono da Toronto e da ogni parte del mondo, perché Italy News viene seguita un po' in diverse parti del mondo. Che bella cosa che fai, Enzo. È un piacere sempre, dai. Quindi un saluto anche da parte. Salutiamo i nostri familiari a Toronto, la nostra famiglia, e tutti i nostri amici e tutti i nostri concittadini. Questo è tutto dalla bella Firenze con Enzo Di Mauro e Marcello Tarantino, Italy News da CA. Perfetto. La farmacia ce l'ha portata in mano, l'ha portata accanto. È stata una piacevole sorpresa, guarda, non sapevo che ci fosse questa farmacia all'interno. No, ma sono delle cose, vedi, quello che manca. La farmacia ce l'ha portata in mano, l'ha portata accanto. È stata una piacevole sorpresa, guarda, non sapevo che ci fosse questa farmacia all'interno. No, ma sono delle cose, vedi, quello che manca.